16 gennaio 1920. Il governo degli Stati Uniti, sotto la pressione di associazioni e gruppi conservatori e ben pensanti, emette il divieto di fabbricazione, vendita e consumo delle bevande alcoliche. Ragioni avanzate sono l'aumento dei disordini sociali e dei comportamenti ritenuti smodati. È l'inizio del proibizionismo, che terminerà nel 1933, portando con sé gravi conseguenze come il dilagare del contrabbando e del gangsterismo. Gli anni venti segnano per l'America uno strano momento di contrasti. Da una parte, la classe al potere cerca di restaurare il rigore morale dei padri, il puritanesimo degli americani della Nuova Inghilterra. Dall'altra, la nuova generazione sembra vivere alla giornata, senza scrupoli, disposta a qualsiasi esperienza. In questo clima nascono anche i decreti repressivi del proibizionismo. Tra il 1919 e il 1929, nel decennio detto la decade senza legge, il proibizionismo scatenerà un enorme gioco di interessi, a cominciare dal contrabbando per finire al controllo degli speakeasy, cioè gli spacci illegali e clandestini di alcol. Nel giro vorticoso di denaro, il divertimento, l'evasione, assumono una parte di primo piano.